Amici, bentornati sul mio canale. Allora, nel video di oggi vi volevo far vedere le appliche. Nel video precedente abbiamo visto come funziona il cambio di colore e abbiamo fatto questi gattini. Guardate quanto sono cari. Adesso, visto che devo proseguire i ricami per il mio cuscino, e ho deciso di creare degli appliqué, quindi creerò un gatto con l'appliqué. Questo è il progetto. Io questo progetto già me lo sono quindi scaricato sulla app. Ho già impostato tutto. Se qualcuno non sa come fare, qui sotto lascerò i link dei video dove appunto spiego sia come inviarlo sull'app e come mettere la come sistemare il telaio, eccetera. Ma adesso partiamo subito quindi con creare la nostra cornice. Ok, quindi la stoffa in questo modo l'abbiamo fissata al telaio. Il passaggio successivo che ci dice la macchina è quello di andare a creare un primo contorno. Perché? Perché per l'appliqué creerà un primo contorno che ci indicherà dove andiamo poi appoggiare il nostro tessuto. Poi ci sarà un secondo contorno che andrà a fare e poi il riempimento con la cordonatura, eccetera, che sarebbe poi insomma questa parte finita. Ma tra una cosa e l'altra dobbiamo poi andare con le forbici a tagliare. Allora, io per tagliare la stoffa ho queste forbici. Queste sono delle forbici, diciamo, fatte apposta proprio per questo motivo. Quando andiamo a tagliare la stoffa, non rischiamo di tagliare anche i punti. Ma comunque non vi preoccupate, adesso vi faccio vedere tutti i passaggi. Un'altra cosa vi volevo dire: se voi notate l'app, nell'app poi vedete che dice sempre di cambiare il colore. Ora, perché questo? Non è che dobbiamo andare a cambiare il colore, possiamo anche lasciare sempre lo stesso colore se abbiamo deciso di farlo, quindi tutto il progetto del medesimo colore. Perché l'app dice di cambiare il colore? Semplice, perché è un modo per fermare la macchina, quindi da un passaggio all'altro, altrimenti andrebbe fino alla fine. Allora, per evitare ciò si fa proprio questi cambi di colore, anche se poi noi lasceremo sempre lo stesso filo, quindi non succede nulla. Allora, vediamo adesso il primo passaggio. Il primo passaggio che abbiamo detto creerà il nostro contorno del nostro gatto, ok? Che servirà poi per applicarci appunto la stoffa. E facciamo il primo passaggio. Appoggio quindi il mio tessuto sul gatto, anzi guardate, lo tolgo un attimo così vi faccio vedere meglio come faccio. Prendo il tessuto, semplicemente lo appoggio qui sopra, ok? Rimetto il telaio. Se volete questa operazione potete farla anche con il telaio montato, io l'ho levato semplicemente per farvi vedere meglio. Adesso mi fa un altro giro di contorno con il tessuto che ho appena appoggiato. Ma mi raccomando, quando fate questa operazione, il tessuto che appoggiate non deve essere stropicciato, tutto sancicato, ma deve essere stirato, almeno deve essere più steso possibile. Questo perché? Perché sennò altrimenti rischieremo che poi viene brutto, perché andarlo a stirare dopo, capite che poi non viene bella stesa la stoffa. Il mio consiglio è quello di stirarlo prima. Sì,
sia il tessuto che mettete sotto che quello sopra. Poi se sotto un tessuto in spugna, perché queste applicazioni si possono fare anche sui tessuti in spugna, i passaggi sono gli stessi, potete tranquillamente, insomma, stirare solamente quello superiore. Ok, adesso togliamo, questa volta bisogna toglierlo il telaio, perché con la forbice andiamo a tagliare tutto il contorno. Quindi piano piano con questa forbice, piano piano con la forbice, cosa facciamo? Prendiamo e tagliamo il contorno. Così facendo, praticamente, se voi notate, rimane questo piccolo pezzettino di tessuto, ma quando poi andrà a ricamare, questo poi sparirà, non si vedrà più. E evitiamo di arrivare fino alla cucitura, quindi poi levando tutto il nostro lavoro che abbiamo appena fatto. Ecco qui, e così abbiamo tagliato tutto il contorno. Adesso basterà metterlo e proseguire con il ricamo. Ho reinserito il telaio, mi sono portata su il filo e adesso mando l'invio alla macchina. Aspettate, ok. E adesso sta praticamente, tanto taglio questi, sta rifacendo un'altra volta un giro di contorno. Terminato tutta la cordonatura intorno, quindi una volta terminato basterà levarlo dalla macchina, smontarlo e fare, insomma, tutto il solito procedimento. Ma prima di terminare il video vi volevo far vedere anche come possiamo fare l'appliqué con una scritta, e questo è il risultato. Questo è il davanti. E qui abbiamo il dietro. Bene, adesso vi faccio vedere la scritta. Nella scritta quindi andremo a fare questa applicazione, dove la facciamo tra l'altro anche imbottita, ovvero ho deciso che il cuore lo farò rosso con un po' di imbottitura, mentre il resto della scritta verrà normale. Per fare ciò però ho deciso prima di fare il cuore. Una volta terminato quindi tutta l'applicazione sul cuore, andremo a fare tutto il resto. Io preferisco fare così, poi c'è chi fa prima la scritta e poi fa le parti delle applicazioni, ma personalmente poi ognuno vede come si trova più comodo e decide. Sistemo il mio telaio. Allora, farò tutto quanto ovviamente con un solo colore come ho fatto prima, e anche la scritta, insomma, verrà tutto quanto dello stesso colore. Ho scelto come colore il bianco perché poi con il rosso penso che esce un bel contrasto. Ok, il ricamo sta andando alla macchina e attendiamo che completa. Bene, adesso facciamo il nostro solito contorno per bloccare la stoffa, appunto, al telaio. Ok, adesso quindi fissiamo la stoffa al telaio. Adesso facciamo il primo giro dove ci creerà il cuore, quindi così vediamo dove applicare il nostro cuore. Cosa
cosa dobbiamo fare? Prima abbiamo messo direttamente il tessuto così, adesso invece voglio mettere l'imbottitura e sopra il tessuto in questo modo. Ha finito. Togliamo che dobbiamo andare a ripulire quindi con la forbice tutto il contorno. Ok, allora questo quindi è il nostro cuore ripulito da tutto la stoffa e l'imbottitura. Qui come vedete è rimasta un pochino e si vede il bianco dell'imbottitura, ma adesso la macchina l'andrà a coprire tranquillamente. Quindi riposizioniamo il nostro telaio e mandiamo quindi tutto il resto che adesso farà un altro giro di contorno, la cordonatura e poi inizierà a fare la scritta. E al limite io metterei anziché tre un pochino più un po' più sì. Proviamo con 2,5 perché adesso c'è l'imbottitura, quindi non vorrei che poi gli crea qualche problema. Ok, quindi la tensione filo io l'ho messa a 2,5. Poi, quando avrà finito tutta la parte del cuore, andrà a fare la scritta, stopperò la macchina e lo riporterò a terra come prima. Poi, una volta che ha finito la cordonatura, dovrà fare quindi questa cucitura qui interna al cuore. Vedete questa qui all'interno del cuore. Poi, stopperò la macchina e la riporterò quindi a terre la tensione filo in modo che poi continuerà e farà tutta la scritta. Adesso sta facendo quindi quella parte interna, quindi questo pezzo qui. Il ricamo terminato. Vi piace? Guardate quanto è carino qui che c'è questa imbottitura. Questo è un altro modo per fare l'appliqué. Quindi oggi abbiamo visto come creare un appliqué così semplice e come applicare un appliqué con l'imbottitura. Volendo anche questo potremmo farla con l'imbottitura utilizzando la stessa tecnica che abbiamo utilizzato qui. Adesso con questi e con altri che ho fatto vedere nei video precedenti, con questi quindi quadrati andrò a creare il mio cuscino. Anche sul cuscino farò un video, quindi se volete vederlo vi consiglio di iscrivervi se non vi siete iscritti, di accendere la campanellina così che vi arriva il messaggino e poi di mettere un bel pollice se il video vi è piaciuto. Per far crescere il canale potete condividere i miei video e potete anche invitare tutti i vostri amici o persone che voi conoscete che comunque potrebbero interessarli a iscriversi e a vederli. Io vi ringrazio
spero che questo video, insomma, l'abbiate trovato utile e spero di essere stata chiara nella spiegazione. Per qualsiasi dubbio o domanda, scrivetemi qui sotto nei commenti, così che potrò rispondervi per chiarirvi, insomma, i vostri dubbi. Io vi saluto e vi do appuntamento la prossima volta. Ciao amici!